Oggi facciamo un discorso molto semplice. Esiste una realtà fuori di noi. È certo che esiste. Qualsiasi tentativo filosofico di dimostrare che la realtà non esiste, ma anche scientifica, non sta in piedi. La realtà fuori del soggetto conoscente esiste. Noi siamo dotati di cinque sensi almeno. E niente nessuna. Prendiamo il caso di Platone. Platone ci dice che la realtà che noi percepiamo è un riflesso di un altro mondo. Però Platone non aveva una Ferrari, con cui schiantarsi contro il muro. E quindi poi dire, ah, ma questo è solo un riflesso. La realtà esiste. E allora c'è questa dicotomia tra il me, il te e il mondo. Fuori dell'io. Cioè non ci sono, su questo non ci piove, non stiamo qui a chiamare filosofi in causa. Questa cosa qui è un dato di partenza. Come si conosce questa realtà? Che cosa conosciamo di essa? Beh, dire questo è un altro discorso. Fuori di noi c'è, è un assunto, è evidente, ineliminabile. Ma c'è anche una realtà di cui sono oggetto nell'autocoscienza. Se io rifletto su me stesso, quel me stesso è la realtà del mio atteggiamento conoscitivo, della mia intenzione conoscitiva. Dove voglio arrivare? Quindi, se partiamo dall'assunto inebranlabile che esiste una realtà fuori del soggetto conoscente, e anche quando il soggetto conoscente si dirige verso se stesso, si pone come osservatore di una realtà fuori dell'attività del conoscere stesso. Cioè anche quando la mente si pensa, quel pensarsi trasforma il processo conoscitivo in oggetto del processo conoscitivo, quindi fuori di sé. La realtà materiale è indubitabile. È indubitabile. Anche sotto effetto di droghe, mescalina, LSD o. Esiste una realtà fuori di noi, che è appunto l'allucinazione che ci si prospetta. Quindi la domanda diventa: che tipo di realtà voglio conoscere? Su cosa voglio dirigere la mia attenzione?
Che cosa mi interessa? Ebbene, se io penso, ho le possibilità, in questo momento la cosa che mi interessa è il mondo degli uomini, la società umana. La società umana di cui io sono parte, ma che è fuori di me, nel momento in cui ne faccio oggetto di ricerca. Oggetto di ricerca. Ma che cosa salta subito agli occhi? Non appena iniziamo ad osservare la società degli uomini, in senso locale, ma soprattutto in senso globale, in globale nel senso di la società degli uomini che vive nel mondo terra. La società si globalizza, cioè noi non vediamo più la società come il gruppo ristretto del paese in cui viviamo, dello stato in cui viviamo, del continente in cui viviamo, ma siamo immersi in una realtà globale, e anche questo è un dato. Allora, qual è il primo punto più evidente, eclatante? Qual è la dimensione che salta agli occhi con evidenza? È la disparità. Cioè, la caratteristica sociale più evidente del mondo esteriore, del mondo umano esteriore a me, è il divario tra una minoranza di ultraricchi, di persone, o una piccola classe di persone che possiamo quantificare nell'1% della popolazione mondiale, che possiede la maggioranza delle ricchezze e dei mezzi di produzione. L'1% possiede la maggioranza delle ricchezze e dei mezzi di produzione. Oppure dirige queste ricchezze e questi mezzi di produzione percependo salari 500 volte superiori ai suoi dipendenti. Ecco, questo è il primo dato, cioè questa minoranza che possiede la maggioranza delle ricchezze o la gestisce. Poi c'è un 80% che è costretto a lavorare in condizioni di lavoro salariato. Questo 80% deve indebitarsi e restare costantemente in una condizione di dipendenza dal lavoro, e in aggiunta a ciò, questo lavoro non è una garanzia, non è un dato permanente, e questo lavoro è minacciato costantemente. Cioè, anche coloro che l'80% che pur vivendo in una condizione di lavoro salariato sono sempre sul punto o possono molto facilmente perdere anche quel lavoro salariato e quindi passare ad una condizione di povertà e di mancanza di mezzi di sussistenza. E c'è quindi anche una fascia della popolazione che vive nella povertà assoluta. Questo è il quadro. Se tu guardi al mondo, alla società globale, nei paesi capitalisti, le ricchezze si accentrano in gruppi sempre più ristretti, la classe medio-alta, non la classe media, la classe medio-alta vede un incremento
delle sue ricchezze, ma in misura minore dell'1%, quindi siamo al 5%. E poi c'è questa stragrande maggioranza che vive di lavoro salariato e gli permette di assecondare i bisogni indotti dalla società stessa in modo da riprodurre il sistema. Questo è il quadro. Allora, uno, se questo è il quadro che mi sta di fronte, mi pongo la domanda: che atteggiamento devo assumere di fronte a questo divario? Cioè, che cosa posso rimanere a guardarlo come a, diciamo, ad un paesaggio brutto e quindi sentire questa bruttezza? Posso avere un atteggiamento estetico, da estetico. Ma io faccio parte di questo mondo, quindi faccio parte di questa società e come me anche voi. E sicuramente tu che stai lì ascoltando non fai parte né dell'1% né del 5%. Quindi qual è il compito conoscitivo e pratico di chi osserva questo divario? E allora, io direi che la miglior cosa da fare è chiedersi chi è in grado, chi ha capito questo divario e le sue cause. E non c'è dubbio che l'interprete più serio di questa situazione fu Karl Marx, il filosofo tedesco, padre del marxismo. Voglio dire chi è Karl Marx. Allora, non diciamo, non ci fermiamo su di chi è. Supponiamo che voi sapete chi è Karl Marx. Karl Marx. Facciamo un altro esempio. Supponiamo che escludiamo un attimo Marx. Nessuno ha come obiettivo la comprensione del divario delle ricchezze e il suo superamento, tanto seriamente quanto la teoria marxista. Non ce ne sono. Cioè, c'è chi parla di amore, di volontarismo, chi filantropizza, chi pone la risoluzione di questo problema nelle mani di un volontarismo, di iniziative individuali, coscienza. Solo a pensarci. Potremmo dire che c'è una componente della massoneria che si fa chiamare, diciamo, una massoneria come pretesa di contenere in sé coloro che hanno avuto idee progressiste, cioè la massoneria che reclama l'appartenenza a essa di uomini, pensatori, politici, attori nella società che hanno avuto idee progressiste nel passato. Penso alla Rivoluzione Francese. Se parli con un massone, ti dirà che tutti i membri, tutti gli
i pensatori e gli agenti principali della rivoluzione francese, quindi di questo momento rivoluzionario progressista dell'umanità, erano dei massoni e quindi erano stati formati nelle logge massoniche nel perseguimento di obiettivi di liberazione e di uguaglianza e di libertà. E non c'è dubbio che il motto della rivoluzione francese, Liberté, Égalité, Fraternité, ha dei legami con la massoneria, con i concetti massonici, ma quindi diciamo c'è effettivamente nella massoneria una tensione verso il miglioramento dell'uomo e il miglioramento della società. Ma questo è un principio generico ed è un principio che non regola necessariamente né le organizzazioni massoniche, né la loro azione. Poi c'è questo modo di agire, diciamo, di questa caratteristica dell'agire massonico che è sempre, che non è il lavoro alla luce del sole, cioè il lavoro massonico si fa nella loggia e poi ognuno di questi massoni agisce nel mondo con un'altra veste, diciamo, non agisce, diciamo, massone. Nel momento in cui si dice, parla de, o è, si esprime come massone, non ha più quella funzione che ha nella società normale. Cioè, questa caratteristica che l'agire e il pensare massonico non avviene alla luce del sole, e quando avviene alla luce del sole, è contorto. I massoni hanno una bella chiacchiera, diciamo. Sono abili nel dirsi cause di cambiamenti storici importanti. C'è questa componente nella massoneria che ho detto prima, cioè che la massoneria non agisce alla luce del sole come massoneria. I suoi membri agiscono nella società, ma non come massoni. Allora, la massoneria che affonda le sue radici nell'Egitto. Io direi che c'è questa componente mistica, esoterica, che non può venire praticata alla luce del sole, proprio perché è un viaggio nelle tenebre. È un attraversamento delle tenebre. È un'azione nelle tenebre che non può agire alla luce del sole, altrimenti diventa inefficace. Ciò che agisce alla luce del sole è il lavoro della ragione e l'organizzazione esplicitamente politica. E in questo senso, Marx, prima di lui Feuerbach, sono i punti cardine per capire, per interpretare la realtà in senso la realtà come, così, sociale così com'è, capire le cause della disuguaglianza e pensare le soluzioni.
chiudere questa parentesi sulla massoneria, la massoneria parte da una mistificazione del reale, in cui molto spesso c'è un apologeta che predica a una massa di somari che lo sta a sentire con la bocca aperta. È una mezza citazione. In realtà noi dovremmo partire dalla condizione umana, così come si impone. Immediatamente, e come abbiamo detto, oggi si impone come questo divario, questa disuguaglianza enorme tra una minoranza di ultraricchi, un'altra piccola, un po' più allargata, 5% di ricchi, e un 80% di, diciamo, un 60% di classe media, che rischia sempre di cadere nel restante per cento che poi costituisce la povertà. Sto parlando delle società più industrializzate. Ma se vogliamo partire dalla condizione dell'uomo nel mondo, nella sua essenza, nella sua basilarità, nel suo più essere, nell'essere più immediato, è quello del bisogno. L'uomo nasce nel bisogno, l'uomo ha bisogno di tutto, la natura non lo mette in grado di sopravvivere da sé. Se tu prendi un neonato e lo abbandoni nella natura, non sopravvive più di pochi giorni. Ci dobbiamo proteggere dal freddo, dalla fame, dal caldo nei climi estremi, e non abbiamo nulla. Tutti i nostri bisogni devono essere fabbricati, la soddisfazione di questi bisogni deve essere fabbricata, cioè deve essere opera dell'uomo stesso. L'uomo viene al mondo nudo. Ma non nudo, nudo nel senso più assoluto di questo termine. L'uomo ha bisogno di tutto, non ha nulla che lo protegga e che gli permette di soddisfare i suoi bisogni fondamentali senza un apporto dall'esterno. Questa è l'altra realtà immediata, questa è la base. Come fa l'uomo a produrre ciò che poi soddisfa i suoi bisogni essenziali? Come fa? Con il lavoro, cioè trasforma. Cioè si deve muovere, deve andare sull'albero, cogliere il frutto, portarlo. Deve uccidere un animale, espellarlo e fare una prima protezione della sua pelle, pelliccia. L'uomo deve intervenire sulla natura per estrarre i prodotti che gli permettono di sopravvivere. L'uomo ha bisogno di tutto. E la soluzione che l'uomo ha trovato per soddisfare ciò di cui ha bisogno è il lavoro, intesa come attività di trasformazione della materia. Trasformazione, lasciamo stare, se no questa materia, trasformazione del mondo esterno. Oh, veniamo ai nostri giorni. In questa società non si va a caccia per soddisfare la fame, ma si va al supermercato,
comprare del non si va, e appunto si va al supermercato, non si va più al mercato, nemmeno al negozio, al supermercato, all'ipermercato, se sei. Se comprano dei prodotti, ma da questi prodotti dove vengono? Dal lavoro umano, cioè questo discorso no, è chiaro, no? L'uomo lavora, ma quindi produce, scambia e soddisfa i propri bisogni. Qual è la caratteristica principale del lavoro nella nostra società capitalistica? Il lavoro è lavoro salariato, cioè tu lavori e un altro ti dà un salario. Cioè, pertanto, chi si è occupato nel modo più concreto, serio e rivoluzionario del lavoro, del valore del lavoro, dei prodotti del lavoro, dei rapporti che si instaurano tra gli uomini e i meccanismi di produzione, tra le ricchezze e gli uomini, tra i gestori delle ricchezze e quelli che le producono, è Karl Marx, che ha scritto opera, cioè, non voglio fare la sua opera principale più conosciuta, più diciamo più conosciuta, Il Capitale, Das Kapital. Di cui parleremo prossimamente. Quindi, per riassumere, esiste una realtà fuori di me. Se io esiste una realtà sociale fuori di me, questa realtà sociale innanzitutto oggi è una realtà sociale globale. Ci sono gli uomini con dei bisogni essenziali e indotti, oppure semplicemente degli uomini con dei bisogni. Questi bisogni non possono essere soddisfatti se non attraverso i prodotti dell'uomo. C'è qualcuno che si è occupato seriamente di come vanno queste cose, come vanno le cose nel mondo della società umana, nelle conseguenze nefaste di una certa struttura, sia economica, sia sociale e dei vari poteri, e questo è Hitch che ha proposto e ha prodotto teorie di intervento nella società e azioni politiche per la trasformazione della società. Quindi c'è un atteggiamento ottimista possibile di trasformazione del mondo della società in senso positivo, e questo è Karl Marx, di cui ci occuperemo. Ecco perché ho detto partiremo da Karl Marx.